paddock gremito, motori al massimo della potenza allo spegnersi del semaforo, bagarre, giovani piloti di belle speranze e personaggi di caratura mondiale, Kevin Manfredi impegnato nella 600, gare tiratissime per conquistare il primato e difendere la posizione, due giorni intensi per il round 2 dei trofei MP Dynasty Exhaust. Ancora una volta lo show è servito in un caleidoscopio di colori, profumo di benzina con sottofondo la musica dei motori. Un torneo per tutte le età, dai giovanissimi della Mini GP ai piloti esperti della 1000, con un unico denominatore: passione, adrenalina e divertimento. Il circuito di Varano, incastonato nella Valceno come arena per i protagonisti della sfida 2020. Siamo pronti a spegnere i semafori e a far scorrere l'adrenalina! Tutto pronto sulla griglia di partenza per la classe 300 nel secondo round di Varano, con la pole position di Mora in 1.13.288, secondo Nico Lusso 1.13.675 e Conte che chiude in 1.13.934, 7 decimi di distacco tra il primo e il terzo. Abbastanza importante la separazione che vede il Mora da Conte stesso. La seconda fila si apre con Vitali in 1.14.102, che ha veramente imbastito una grande sfida con Lusso nel primo round in quel di Varano. Quinto Lorenzini in 1.14.257, sesto Alessandro Agostini in 1.14.695. La terza fila la apre Iotti, che ha dato vita a una grandissima gara con Capocasale nel primo round di Varano. Iotti 1.14.885, Capocasale 1.15.080, Fortini 1.15.596. Quarta fila che si apre con Trombin in 1.15.801, Lisci 1.15.897, Cristini 1.15.922. Sono racchiusi in un decimo, dal decimo al dodicesimo. Sala apre la quinta fila in 1.15.960, vicinissimo a Cristini, di 38 millesimi gli ha scalzato la posizione numero 12. Elia Saponi in 1.16.051, Corsaro 1.16.410, ci si allontana abbastanza dai tempi di coloro i quali stanno davanti a tutti. La sesta fila si apre con Carpinone in 1.17.034, Riva 1.17.082 e Mora 1.18.110. Qua la distanza è di un secondo tra il sedicesimo e il diciottesimo, molto ampia la forbice, il margine che c'è tra il sedicesimo e il diciottesimo a chiudere. Castagna in 1.18.611, Cagna 1.19.017, Riva addirittura 1.20.416, ultima fila chiusa da Boffi e Modica in 1.21.741, 1.25.077. Ora linea a Milo per le classiche interviste pre-gara e poi ci vediamo. Rombano i motori, si parte, date spettacolo! Siamo nei box con Nico Lusso per farci raccontare le sensazioni dopo le prove libere di questa mattina. Ma sono andate abbastanza bene le prove libere. Adesso non giravamo dalla gara scorsa. Abbiamo fatto solo un paio di turni libere la settimana scorsa a Pomposa, un kartodromo giusto per riprendere confidenza con la moto. Però i tempi sono stati abbastanza buoni, diciamo, in vista delle qualifiche siamo abbastanza ottimisti. Speriamo di qualificarci abbastanza avanti. Nei box con Matteo Cristini dopo le qualifiche, com'è andata Matteo? No dai, siamo andati bene, è dalla mattina che stiamo andando abbastanza bene. Speravo di fare di meglio con le gomme nuove, perché con le usate ho fatto un tempo, con le nuove qualche decimo più alto. Però rispetto al weekend prima sono andato bene, ho migliorato, ho imparato a guidare questa moto e sono contento, dai. Vediamo domani la gara. Bentornati in quel di Varano, qui al mio fianco Super Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno. Che gara sarà questa, quella della 300, Andrea? Mentre vado a ricordare che in pole position parte Mora, secondo Lusso, terzo Vitali. Allora, dalla 300 ci siamo sempre aspettati il massimo, è quello che ci dimostreranno questi ragazzi, perché sono ragazzi giovani con un sacco di grinta,
con tanta voglia di emergere e di farsi vedere, quindi sicuramente non una gara noiosa. Non una gara noiosa, si stanno intanto andando in allenare tutti quanti i piloti sulla griglia di partenza. Abbiamo sentito Super Nico Lusso con una buonissima prestazione secondo, ha detto buone sensazioni in vista della gara. Cristini ha detto ho girato, sono contento perché mi sono migliorato rispetto al weekend precedente, facendo riferimento anche alle qualifiche. Tutto pronto intanto. Tutto pronto, Super Andrea Tomio me lo dice, si spengono i motori, si accendono, ecco la partenza! Guarda lì Mora, super partenza però di Nico Lusso, guardalo lì, Andre, grande, sì, si va a prendere la prima posizione. Sì, sì, subito la prima posizione, ma anche Mora è stato bravo a lasciare i freni e entrare forte nella prima curva e per infatti, attaccarsi subito a Lusso, è stato quello che doveva fare. E infatti è proprio qui, andiamo intanto subito con Cristini, un pilota che ci renderà sicuramente autore di una bella gara, buona inquadratura, vediamo Lusso davanti a Mora. Dietro Lorenzini ci aspetta una gara, come vi diceva Andrea Tomio, e di lui. Largo Lusso, è andato un però pochettino la largo, però è riuscito a rimanere davanti. La riprende Andrea, la riprende. Allora, subito questa bella chicane, mentre andiamo ancora. Una caduta. Non riusciamo a capire, impalato nel vero senso della parola. C'è il palo che copre il numero del pilota. Chi è caduto, però ti dico subito Andre, si vede già una piccola scrematura tra i piloti. Sì. E mi dici di sì anche tu, segno che non sto dicendo una castroneria. Mentre ragazzi vanno a completare il primo giro, andiamo ancora con Cristini. Adesso andiamo poi sicuramente da Nico Lusso anche per capire quella che è la conformazione primo giro, okay, con esatto. Lusso, Mora, Conte e Lorenzo. Mora si fa vedere, ma aspetta ancora un attimo per l'attacco. Chiude bene Lusso, però l'idea però è che gli sia lì sì, già col fianco sul collo. Mi dà l'idea che Mora abbia voglia di stare davanti e forse ha qualcosina in più. Nel caso non è un problema, nel senso che se anche Mora dovesse passare, Lusso si può mettere dietro all'inseguimento, aspettare, vedere come va. Se la moto ne ha di più o se la moto non ne ha di più. Ti ricordo Andre che partiva in pole position Mora, secondo Lusso, terzo Vitali, Conte, Lorenzini, Agostini. Vitali ha un po' scompaginato perché dalla terza si trova in quinta. Gli altri grosso modo si trovano nelle loro posizioni rispettive. Mentre intanto inizia a infervolare, guardalo lì, forse questo è il momento giusto. Mora all'attacco della X, wow, bello, grande. Riesce anche a chiudere bene. Grande sorpasso da parte di Mora alle spalle di Nico Lusso. Anche Conte lo infila, clamoroso. E qui l'hai tirata però, bello mio. No, non gliel'ho tirata, qua è come uno che prende una sberla, non sa cosa sta succedendo e ne prende un'altra subito, vedi. Schiaffo e schiaffone, purtroppo. Quindi qua, o reagisci subito, oppure ti accodi, aspetti e devi aspettare momenti migliori. Nico Lusso, mentre sembra che si stiano formando già due coppiette, e infatti le vediamo, abbiamo Mora Conte, Lusso Lorenzini, Vitali. Ti dico Andre, abbiamo visto anche rispetto a chi poi sta dietro, ad esempio Agostini, c'è già un abisso. Ah sì, sì, anche se in realtà sono passati appunto, siamo entrati nel terzo giro, però già si iniziano a vedere i primi distacchi. Si intravedono, allora ti chiedo già, iniziamo a entrare un po' ad affondare un po' delle tematiche. Non c'è l'usura delle gomme all'interno di queste gare, vero? Allora, in questa categoria è molto difficile. È molto difficile perché sono moto con poca potenza. Sono moto che in realtà non subiscono. Infatti, come abbiamo sentito prima nell'intervista, proprio di Lusso, se non sbaglio. No, era Cristini che diceva delle gomme. Delle gomme che addirittura aveva girato più forte con le gomme usate. Quindi questo fa capire molto. Eccolo qui Mora intanto, Andre, che si sta prendendo un pochettino di spazio. Abbiamo visto che ci sono alcuni piloti che in alcune zone della pista riescono a guadagnare, in altre perdono clamorosamente. Esatto, sì, questo è... Intanto completano il terzo giro. Un po' per il discorso guida, come guidano i piloti. Allora, su queste moto bisogna riuscire a farla scorrere il più possibile, perché i pochi cavalli si fanno sentire, quindi... più rapido sei nell'ingresso in curva. Esatto, intanto Lorenzini alle spalle di Lusso sta iniziando a diventare una minaccia incombente. Davanti Mora e Conte stanno reggendo in maniera importante. Si sono creati tre gruppetti, due gruppetti composti da due moto, un gruppetto a sé stante di Vitali che è là dietro che aspetta. Io non so se Vitali stia aspettando perché ne abbia, oppure perché sta studiando i piloti, oppure se proprio non ne ha ed è quella la distanza che riesce ad ottenere dagli altri. Qui siamo con Cristini che guarda qua quanto ha perso da Fortini, ad esempio
che lo precede, sì. Poi c'è un'altra zona, Andre, dove si va a riprendere subito. Dove si avvicina, sì, esatto, la parte un po' più guidata, quindi dove c'è da far scorrere un po' la moto. Lui si avvicina un pochettino. Come si avvicina in maniera importante Conti Amora, che sta iniziando a mettere un po' di pressione. Stessa pressione che mette Lorenzini su Lusso quando li aspettiamo all'uscita, all'ingresso della fine del giro. Vediamo, è sempre Mora Conte, è sempre Lusso Lorenzini, c'è sempre Vitali davanti. Guardali quell'altro trio. Sì, Gatti, Agostini, Capocasale. Quelli se le daranno di santa ragione, fidati per il sesto posto. Sì. Anche perché Lorenzini sta bussando un po' a Lusso, gli sta dicendo: oh bello o vai a prenderli o vai. Tu oppure devo andare a prendere io, oppure so cavoli. Guarda qui ad esempio Cristini come ha ricucito il gap da Fortini. Qui si avvicina tantissimo all'inizio del giro. Qua secondo me neanche qualcosa per poterlo provare a sorpassare, ti chiedo. No, è impossibile, è troppo lontano per un sorpasso. E però se ti inizi a avvicinare così, magari da qua a un giro potrebbe essere. Qualche dubbio c'è, eccolo qui. Inizia a essere vicino. Ci sono i margini, Andrea. Potrebbe. Lungo. Grande ingresso. Lungo, bellissimo. Andrea, ce la fa a tenerla? Ce la fa. Bellissimo. Questo è il sorpasso d'applausi da parte di Cristini su Fortini. Bellissimo sorpasso. Mentre si sta scavando un piccolo solchetto. Mora su Conte, sei d'accordo, Andre? Assolutamente sì, penso che ormai ci sarà più di un secondo e mezzo, due, tra il gruppetto dei primi due. No, forse no, a vederli così, sembrava di più dall'onboard. Come diciamo, ci sono delle zone di pista dove c'è un distacco che è molto più ampio. Ci sono altre zone dove non c'è questo distacco ampio. Esatto. Guardalo qua Nicolusso, mentre sta iniziando il sesto giro, quella che è una gara tutta da vivere. Gara, io ve l'ho detto, Andrea Tomi non è un ragazzo che non ne sa. L'ha detto, queste gare sono a cardiopatico. E sarà una gara a cardiopatico, secondo me sì. Dai, ci auguriamo di sì, anche perché sono belle, proprio perché si equivalgono molto le potenze delle moto, quantomeno. Esatto, non sono così distanti come ad esempio in altre categorie. Esatto, ecco, esatto, perché quel divario importante. Quindi la differenza la fa chi è più allenato, chi riesce a reggere fino al dodicesimo giro e attaccare fino alla fine. Quindi questa è la parte. Ragazzi, eccolo lì. Infilato Nicolusso da Lorenzini, ha trovato un pertugio. Si è infilato Lorenzini. Adesso bisogna capire se Nico vuole aspettare, capire se ci sono i margini per riprenderla o non riprenderla, perché non ne ha. Adesso lo scopriremo. Te lo ricordo che Lusso partiva in seconda posizione. Qui siamo nella lotta che infervora per il sesto posto tra Agostini, Iotti e Capocasale, con Iotti che è settimo, Agostini sesto, ottavo Capocasale, mentre si è ultimato il sesto giro e si entra nel settimo. Andre, sorpasso tecnicamente bello. Quello al quale abbiamo sentito bello, da parte di Lorenzini su Lusso. Assolutamente. Perché Lusso non gliela mica voleva andare a vincere. No. Poi lì è anche un punto dove non c'è tantissimo spazio. Quindi è stato molto bravo, ma ha fatto bene, perché se ne ha di più e vuole provare ad andare a prendere Conte. Doveva trovarsi spazio, e ci è riuscito, evidentemente. Chicane intanto non è lontano comunque, No, però quei due lì davanti mi sembra che stanno iniziando a cercare di dire: bisognerebbe ci guardare spingiamo. Un po' i tempi che stanno facendo in gara. Adesso vediamo, perché purtroppo noi qua non abbiamo i tempi in diretta, quindi non avendo i tempi in diretta non riusciamo, però ti dico che a occhio e croce è bellissima questa inquadratura. Bello. Guarda qui, Andre. Sì. Però c'è un allungo sicuro davanti, mentre andiamo con Nico Lusso, e a me sembra che Nico abbia perso qualcosa. Ah, sì. Infatti questo conferma la mia teoria di prima, che Lorenzini ha fatto bene a liberarsi di Lusso, perché altrimenti lo rallentava. Non è il degrado delle gomme, ma gli insegni tu che sei maestro di queste categorie. È proprio che Nico non ne ha. No. Probabilmente ha perso magari ha avuto dei problemi, magari, cioè, hanno fatto una prova di fare un cambio di setup all'ultimo, e questo è, perché bene o male. Cristini invece, guardalo qui, Andre. Sì. Andiamo anche un po' su di lui. Nona posizione, si è messo alle spalle Fortini. Non c'è lo spazio, perché veramente sono lontanissimi quei tre, Agostini, Iotti e Capocasale. Però bello anche lo stile, si vede anche qui. Sì, come lascia scorrevole. Andare a patinare sì. la moto. Intanto andiamo a rivedere la partenza. Era partito benissimo Nicolusso. Dalla seconda aveva infilato
Mora, però che è poi stato bravo Mora, vedi, a lasciare i freni e l'ha fatta scorrere ed è, si è messo subito in seconda anche posizione. Rischiato, perché comunque sì, perché Vitali da tutto alla destra e fare quella manovra lì vuol dire che tu non sai in realtà cosa accade da tutto il gruppone che arriva a sinistra. Esatto, perché tu ti butti dentro, devi sperare che non succeda, devi sperare che qualcuno freni anche, perché esatto, se qualcuno entra forte poi lì c'è il patatrac, c'è la collisione e andate fuori tutti e due. Quindi complimenti anche a Vitali, ad esempio, che ha lasciato da un certo punto di vista tecnicamente, e poi anche Conte e Lorenzini passare Mora. Qua siamo in moto con sempre con Nicolusso, che era partito benissimo. Era partito bene. In questo momento stava qua. Addirittura, vedi, non si è neanche allargato tanto per la prima curva, ha cercato di chiuderla subito. E bella, tecnicamente bella la partenza. L'ha fatta ineccepibile. Nulla da dire sulla partenza di Nicolusso. Intanto qui andiamo ai nostri, poi sarà la regia. Ci offre sempre delle belle queste immagini slow motion, dove si può apprezzare un po' lo stile di guida diverso l'uno dall'altro. Guarda ad esempio Mora come affronta la curva rispetto a Vitali e poi rispetto anche a Conte e Lorenzini, esatto. A tutti quanti gli altri, c'è chi parte un po' più largo, c'è chi parte un po' più interno, poi alla fine il risultato è che Mora in questo momento è primo, esatto, e quindi gli altri la ragione ce l'ha lui, assolutamente. Quindi assolutamente, chi è davanti, guarda qui Iotti, cioè col numero 17 abbiamo Iotti, col 30 Capocasale, alle spalle col 2 Fortini che era partito benissimo, sì, e poi ha lasciato un po', si è lasciato un po' andare con Cristini alle spalle, questi che sono degli slow motion che ci vengono forniti. Tu hai gareggiato su questo circuito a Varano? Sì, questa diciamo che è un po' la mia pista, io qua... Avete scoperto ragazzi, abbiamo, cioè come per Rossi la pista principale, quella di Brno. Per sì, te quella di Varano? Sì, ma per noi mi diventava un po' scomodo. Però sarebbe bello, sarebbe bello anche lì. No, diciamo che qua ho vinto il campionato nel 2017, nel ragazzi, in realtà questo 2019. Momento marchetta per il buon Andrea Tomio. No, dai, dici qualcosa. No, vabbè, è una pista che mi piace molto, dove già correvo all'epoca nella 125, quindi dai, sì, è una bella pista, lenta. Ma bella, esatto, tecnica, questo c'è da dirlo, anche perché non è abbiamo veloce. Visto, cioè fondamentalmente il miglior giro non è che lo fai in una tempistica che è abbastanza... Sì, è un circuito comunque al di là del tempo sul giro, proprio che non devi affrontare curvoni da 200 all'ora, ecco, sono tutte curve. È molto tecnica. Lenta, con ripartenza, devi prendere bene la mira, devi sempre fare... Devi provare anche tanto per capire se hai quell'attitudine ad affrontare questa pista, mentre si chiude l'ottavo giro. E qua che è successo? Guarda Mora! Bandiera blu. Secondo, bandiera blu vuol dire che c'è un doppiato. Quindi quando c'è un doppiato è sempre un problema in fase di sorpasso. Perché se il doppiato si fa subito da parte, è bene. Se no ti fa perdere quello spazio, esatto, che dietro, esatto, se qualcuno ti prende la scia, esatto, diventano cavoli amari. Esatto, quindi guarda, il problema doppiato, per questo ci andiamo ad allacciare al discorso. Eccolo qui, questo è il doppiato, infatti guarda Nicolusso, esatto, come lo scavalca. Però se te lo trovi qua su rettilineo, problemi non ce n'è. Se te lo trovi che stai battagliando per la prima posizione dentro nella curva, ti fa... Anche perché Andre, mi sembra che sia più di uno il doppiato. Infatti Nicolusso qua, con la nostra inquadratura, stiamo vedendo che sono stati sorpassati anche altri piloti, perché sono in quattro davanti, tre con Lusso, vuol dire che c'è da qualcun altro infatti, da doppiare. Infatti questo è quello che dice un po' il problema delle piste, tra virgolette, corte. Che dopo 10 giri ti vai a incontrare. Se tu vai in una pista come al Mugello che giri in 2 minuti, con queste moto sopra i 2 minuti, è più difficile in 10-12 giri incontrare l'ultimo. Riuscirà a creare un gap così, esatto, largo e così, esatto, importante. Quindi... Ragazzi, io ve l'ho detto, Andrea Tomio mi porta a casa e mi ci riporta a casa con tutti questi tecnicismi. Qui siamo on board, ad esempio con Riva, che si trova quindicesimo, quindi stiamo vedendo tanti doppiaggi, e Andre effettivamente me lo conferma, quando stiamo affrontando il decimo giro, Mora è sempre davanti, Conte e Lorenzini a battagliare, Lusso si è decisamente staccato però, Andre. Sì, ecco qui, guarda qui, Mora, Vitale, e quello è proprio Riva che è stato doppiato, quindi vuol dire che siamo arrivati già al quindicesimo. Però sono stati bravi gli sbandieratori a segnalare... E sono veramente l'arrivo, quello, i piloti a spostarsi, sì, a scansarsi, tra virgolette, assolutamente, assolutamente. Ci sono piloti che stanno andando più forte, intanto andiamo con Cristini che affronta in maniera impeccabile, importante, questo rettilineo che non possiamo dire che sia lungo, perché no, è un rettilineo cortissimo. Sì. Eccolo qua Nicolusso,
Sì, effettivamente vedere dall'onboard ci sono 5, secondo me 4-5 secondi tutti ci sono, comodi, Andre comodi. Ha decisamente mollato. Quindi lui mollato. Penso che non... si accontenta della quarta? Penso che andare a prendere adesso, a meno che tira fuori dal cappello una bacchetta magica e ci delizia con un finale clamoroso. Però vedi, non sono vicini, molto... non sono, no, assolutamente. Cioè, sono tutti staccati e adesso si sono cristallizzati. Andrea ha ragione, effettivamente molto cristallizzati. Mora, Conte, Lorenzini e Lusso hanno veramente la loro posizione e mi sembra a due giri dalla fine, Andre, che non ci siano margini per riuscire a ricucire eventuali gap. No, anzi devo dire che tra virgolette per noi spettatori è anche un po' un peccato, perché c'è poco spettacolo, ma aspettavo un po' più di spettacolo nel finale, soprattutto nel 300. Pensavo, sai, di solito arrivano sempre alla volata, tirate. Beh, guarda, ti dico, lo scorso weekend, l'ultimo, quello di Varano, prima della pausa estiva, Lusso ed Italia avevano battagliato come due fino pazzi, se le erano date come due pazzi, e sia gara 1 sia gara 2 erano state bellissime. In questo caso sembra anche, guarda qui, la lotta per il sesto posto, Agostini, Iotti, Capocasale, è quella e non si riescono a schiodare. Sono anzi, tutti... sono anche loro ulteriormente staccati. Sì, si sono tutti un po' stabilizzati, cristallizzati, mentre siamo in attesa che varchino la soglia dell'ultimo giro, perché siamo vicini. Eccolo qui Mora che va ad affrontare l'ultimo giro, l'ultimo giro. Lo stacco con Conte c'è, o qui Conte inizia veramente a provare a battagliare, a darsele di santa ragione, o ormai finiscono primo, secondo e terzo Mora, Conte e Lorenzo. Lo vedo un po' lontano Mora per Conte, quindi io penso che Mora debba soltanto gestire e portare a casa una vittoria meritata. Ma tu dai, dimmi una cosa, ma tu a quale pilota ti ispiri? Oggi se dovessi avvicinarti ad uno di quelli, ma secondo me il riferimento a oggi in MotoGP penso che sia Marquez, il pilota più estremo, il pilota che ha portato un livello delle moto. Lo stiamo vedendo moto. Come fatichino adesso comunque. Sì, attenzione. È Cristini? No, non ci credo. È stato passato Cristini o siamo con Nicolusso? No, non penso. Penso che siamo con Cristini. Sai che forse quello davanti è Trombin? Forse. Cristini scavalcato da Trombin. All'ultimo giro. Cristini che era tranquillo in una posizione, tranquillo mica tanto, perché Trombin ha fatto un'ottima risalita. Sì. Si vede che Cristini è un po' mollato. Adesso vediamo se in fervore la lotta per il nono posto. Cerchiamo anche di capire, andiamo ad indugiare con le immagini che ci devono per forza aiutare. Intanto. Mentre vince Mora davanti a Conte. Sai che si sono avvicinati molto, esultano tutti e tre, Mora, anche Conte e Lorenzini. Esulta un po' meno Lusso un po' meno, arriva anche Vitali. Stanno arrivando, guarda, tutti quanti gli altri. Guarda qua Cristini, vediamo se lo passa. No, perché quello è un doppiato, lo sai, Andre. Sì. Quell'altro è un doppiato. Forse vince questa lotta Trombin, che arriverà alla fine davanti a Cristini. Affrontano l'ultima curva. No, non è l'ultima curva, no, ce n'è un'altra. Ne mancano ancora. Mamma mia, quasi si che toccano. Rischio. E qua Cristini si deve accontentare. Evidentemente della decima posizione, perché Trombin arriva nono, Cristini decimo, dietro Agostini, Iotti e Capocasale sesto, settimo, ottavo, chiudono poi Fortini undicesimo, Sala, Corsaro, Lisci, Riva, Saponi. Che gara è stata, Andre? Ribadiamo, Mora vince, ha preso il là dopo il terzo giro, sembrava potesse esserci più battaglia, sì. Non c'è stata grande battaglia. Conte, Lorenzini, Lusso e Vitali forse un po' delusi da questo finale di gara. A te per le considerazioni finali, Andre. Ma allora, è stata una gara, devo dire, non troppo da cardiopalma come forse ci aspettavamo, però sicuramente una gara dove Mora ha dimostrato di essere superiore, quantomeno oggi, perché è partito bello deciso, poi si è imposto in prima posizione fin da subito e da lì ha imposto il suo ritmo che nessuno è riuscito poi ad andarlo a prendere. Quindi bravo Mora, bravi tutti gli altri. Peccato per Lusso, perché era partito bene in prima posizione, ma poi niente, si è trovato un po' in difficoltà. E va bene così, però ci avete fatto divertire, ragazzi, siete stati in gamba, siete stati bravi, mentre le immagini indugiano evidentemente su quello che è la parte finale. I ragazzi si stanno tornando verso il circuito, il parco chiuso. Allora, Andre, noi dobbiamo dare linea a Milo. Bella gara, Andre, grazie a te. Grazie ci a tutti. Ci risentiamo per le prossime gare.
No, è andato tutto bene, da ieri che andiamo bene. Abbiamo finito la gara, non so adesso in che posizione, ma va bene, mi sono stradivertito, va benissimo. Continuiamo a raccogliere dati su questa moto e vediamo l'anno prossimo di essere lì davanti, dai. Ma soddisfazione, dai. Sì, sì, mi sono stradivertito, soddisfatto, va bene così. Grazie. Grazie a te. Ma ho fatto quarto, quindi bene a metà. Bene perché per il campionato mi è finito solo Lorenzini davanti, gli altri due erano wild card. Un po' di amarezza perché ho fatto 4-5 giri e stavo con loro, poi ho iniziato a fare qualche errorino, ho preso un po' di distacco e alla fine sono andato un po' più indietro. Però dai, tutto sommato gara positiva, abbiamo girato forte, vediamo alla prossima. C'è ancora Cervesina? C'è ancora Cervesina, comunque sono un primo in campionato, quindi va bene così per ora. Grande Nico, grazie. Ciao. Bravi. Bravi. Un applauso per la presenza. Bravi.